Sentiamo Cosenza e Lecce, tra l'altro voi siete, avete potuto già usufruire della prima ondata di bandi e siete anche state cavie per capire come muoversi diversamente con quelli centro-nord, però sentiamo un po' com'è la vostra esperienza. Con Cosenza abbiamo avuto modo di parlarne prima e ho visto come voi vi state muovendo da una parte per risolvere antichi bisogni, necessità, dall'altra invece con cose estremamente avanzate. Sì, noi ci siamo mossi in questo primo anno proprio cercando di accedere a queste risorse, secondo me costituiscono una grande opportunità, ma con opportunità si capisce perché mettono in relazione due grandi sistemi che sono poi diciamo il perno del sistema Italia, il sistema dei comuni e il sistema delle imprese, ma oltretutto in una chiave legata ad un'opportunità di sviluppo sulle nuove tecnologie, sull'innovazione, sulla ricerca, sulla sostenibilità quindi delle città, su un approccio di sviluppo sostenibile, quindi di progresso di una società. Quindi le opportunità sono abbastanza chiare, ci sono ovviamente dei rischi, ci sono dei limiti, quelli che diceva Fassino, che sono limiti legati soprattutto alle procedure che le amministrazioni a cui le amministrazioni devono attenersi e che sono emerse anche dagli interventi degli altri relatori, dalle imprese. Ci sono delle limitazioni dovute anche all'esiguità di risorse, ma anche rispetto a questo, rispetto sia a questi limiti, ma anche alle risorse e alle opportunità, forse quello che da cui dovremmo far tesoro è l'esperienza del passato, che è vero, nel passato forse le risorse ci sono state, ma c'erano anche, seppure non in questo settore tecnologico, ma negli ultimi 50 anni, nell'ultimo secolo in generale ci sono state grandi evoluzioni tecnologiche a cui abbiamo fatto riferimento anche nello sviluppo delle città. Eppure, se guardiamo a un passato, diciamo, degli ultimi 50 anni, abbiamo costruito delle città, delle periferie che sicuramente non sono come quelle che l'Italia ha avuto, diciamo, nel passato con i borghi antichi, con le città storiche. Quindi anche con le risorse, anche con un modello, anche se questo è un termine che neanche a me piace, di sviluppo delle città legate soprattutto ad un'idea di non di sviluppo sostenibile ma di speculazione forse che guidava i processi delle città, in realtà abbiamo creato città nelle nostre periferie che abbandonando, io parlo della mia città per esempio, c'è un centro storico bellissimo che è ingastonato in un colle con a valle diciamo due fiumi, con la confluenza di questi fiumi, che è stato abbandonato, ormai diciamo è abbandonato ad un degrado anche sociale, con uno sviluppo che si è creato nelle zone diciamo più pianeggianti a nord, creando delle zone monofunzionali di edilizia popolare senza servizi, con edifici ripetuti, senza nessuna qualità urbana, senza nessuna identità, senza nessuna riconoscibilità. Tant'è che ancora diciamo, chi fa riferimento alla città di Cosenza ha in mente l'identità e la riconoscibilità del centro storico. Quindi i rischi quali sono? I rischi sono quelli che sono legati ad una... Sì, sono ovviamente importante creare proprio per questo una cabina di regia, cioè creare dei processi partecipativi più estesi, però i rischi sono quelli di sottovalutare quelli che possono essere gli aspetti culturali, diciamo così, i processi di costruzione della città che poi, voglio dire, mettono a servizio le tecnologie. Ecco, non vorrei che ci fossero, ecco, in questo caso, come è avvenuto nell'ultimo secolo, ci fosse un uso delle tecnologie che poi non tiene conto effettivamente di quelle che sono le politiche che vanno fatte per le persone, ma non solo per le persone che vivono anche nei luoghi, in una città fisica. Cioè noi abbiamo ereditato città bellissime, eppure forse solo i greci hanno fatto peggio di noi,
per quello che nell'ultimo secolo, se pensiamo che fino a fine 800 non avevamo neanche l'energia elettrica, se pensiamo che non avevamo gli impianti di climatizzazione, gli impianti di riscaldamento, cioè c'è il paradosso che viviamo in case sempre più confortevoli, ma che sono organizzate in quartieri e in città invivibili, dove c'è un inquinamento ambientale molto elevato, dove ci sono problemi di congestione urbana, di traffico, dove ci sono problemi di zone monofunzionali con quartieri dormitorio, con questa urbanistica pure che ha fatto sì che le città si sviluppassero in questo modo. Quindi dobbiamo mettere, mi rifaccio al tema e anche a quello che è emerso, anche il sindaco di Perugia lo sottolineava, ecco, noi forse abbiamo adesso la via italiana alle città intelligenti, la via intelligente alle città, alle smart city, può essere quella di riappropriarci, diciamo, di quelle che erano le buone pratiche che in passato testimoniano quello che poi ci è rimasto delle nostre città, che sono poi, diciamo, il tesoro che l'Italia ha, e anche di quelle buone pratiche che svolgevano i nostri nonni, i nostri genitori, magari nei settori che riguardano più le persone che vivono nelle città, quindi la fruibilità degli spazi pedonali, i rifiuti, l'ambiente, la mobilità, ecco, la possibilità, tutte quelle buone pratiche, sono poche per la verità. Il sindaco di Perugia le sottolineava rispetto alla sua città, per esempio il fatto di aver puntato ad una mobilità sostenibile con le scale mobili o con il mini metro a Perugia, la possibilità, diciamo, di far riferimento anche alla parte di investimenti culturali che nel passato sono stati fatti con luoghi che erano poi un mix di funzioni, cioè dove c'era la residenza, ma non solo la residenza popolare, come i quartieri popolari che oggi sono stati creati, ma dove c'erano le botteghe, dove c'erano i servizi direzionali, dove c'erano le piazze, dove c'erano i servizi. Allora, ecco, la tecnologia, noi siamo uomini del nostro tempo, quindi è opportuno, voglio dire, utilizzare le tecnologie, e anche queste, voglio dire, che noi, per esempio in questo progetto, noi abbiamo cercato di un rapporto molto stretto con le aziende, perché altrimenti, a mio avviso, sarebbe c'è questo progetto Smart City, che poi è stato approvato insieme al Comune di Bari, sarebbe stata semplicemente un'esercitazione, forse voglio dire molto importante per le aziende, una ricerca, diciamo, delle innovazioni, ma che poi nella nostra città non avrebbero avuto nessun tipo di ricaduta. Noi abbiamo pensato invece a costruire anche un'idea di corso intelligente, dove sperimentare proprio poi un prototipo che verrà realizzato poi con una percentuale del finanziamento, all'interno del quale, insomma, in quest'area pedonale che già esiste, una parte verrà anche sviluppata, utilizzeremo delle tecnologie innovative che saranno quelle a servizio dei cittadini, però dei cittadini che vivono nei luoghi, perché questo è un altro dei problemi che, ecco, di cui anche la Galdi parlava nella sua relazione qui, che spesso si è fatta politica delle persone, ma senza pensare che queste persone vivono in alcuni luoghi. Si pensa, ecco, nel senso che se facciamo delle politiche sociali, per esempio per l'emergenza case, e diamo delle case, immaginiamo di risolvere il problema di questi cittadini, le esigenze, diciamo, sempre rinnovate che questi cittadini hanno, ma non pensiamo a quello che poi può capitare nel futuro in quei quartieri, che magari poi dove si creano ghetti o si creano questioni che poi ricadono, diciamo, sulla situazione complessiva della città. Quindi pensiamo anche attraverso queste tecnologie a risolvere le esigenze dei cittadini di oggi, ma pensiamo in chiave di sostenibilità anche a quelle che sono le esigenze e i diritti dei cittadini che verranno dopo di noi, quindi le nuove generazioni. Grazie.